tutti quanti conosciamo Brookhaven e tutti quanti lo giochiamo appassionatamente insieme. Ma il problema è che, dato che Brookhaven è molto popolare, esistono un sacco di cloni di Brookhaven e oggi li andremo a scoprire tutti quanti. Siete pronti? Let's go! Dunque, iniziamo dal fatto che questa dovrebbe essere praticamente la zona dove questo gioco ci pone, una sorta di spazio di piazza. Ma stranamente non vedo una fontana. Non c'è, quindi la fontana. Sì, almeno questo non c'è. Ma una cosa che possiamo vedere subito all'occhio è il fatto che abbiamo comunque la centrale di polizia qua vicino. Come proprio c'è la Brookhaven. Molto bello. Ma sembra fatta molto meglio. Sembra sì, diversa. È molto piccola. È molto piccola, sì, è molto effettivamente. Sembrano più degli uffici che della polizia. Esatto, esatto. Sì, anche io sono d'accordo. Una cosa che però può subito venire in mente, ovvero dal fatto di Brookhaven, è proprio questa zona qua, ragazzi. Infatti. È identica. Oddio, identica. Molto simile questa idea. Guardate, andiamo a vedere l'arcade. Cioè, l'arcade è praticamente molto più grande. È un po' accecante questo. Sì, sì, perché, sì. Oh mio Dio, mi si stanno impallando, vi giuro, no, le reti. No, non ce la faccio. Aiuto. Qua c'è abbiamo la palestra. Però non ci sia su Brookhaven. Non c'è su Brookhaven. Sì, questo è un punto a favore. Dove? Dov'è che c'è la è palestra? È nel centro commerciale. Ah, hai ragione. Vabbè, dai, però è un edificio a parte. Ma qua non puoi interagire. Sì, ma qua non puoi interagire con niente. Con niente. Cioè, guarda, Brookhaven già può interagire. Aspetta, una alla cosa alla volta, Elox. Non esageriamo. Dobbiamo vedere le cose pian pianino. Togli subito quest'auto. Come si toglie? No, no. In qualche modo, non lo so. Vabbè, lasciala lì, tranquillo. Vada, okay, vada. Comunque, qua abbiamo la gelateria. La gelateria è proprio uguale. Sì, è identica. Che a sinistra c'è appunto il gelato. Però non puoi prenderti il gelato. No, no. Come no? È proprio completamente la maggior parte delle cose che ci stanno sono assolutamente di bellezza e non puoi interagire con niente. È brutto. È brutto, è molto brutto. Infatti, secondo me, esteticamente magari è fatto un po' meglio. Ma di interagire. No, non mi piace. Oddio, le luci sono molto accecanti, non come quelle di Brookhaven che sono più sì, hai ragione. Sì, per forza. A parte quello, non lo so, è tipo vuoto. Sì, cioè, è molto vuoto. Cinema, sì, però, aspetta, andiamo a vedere qua sopra, ragazzi, venite un attimo. Andiamo qua sopra a vedere cosa c'è. Vediamo, ma ci stanno stanze vuote, ma non c'è niente. Perché dovrebbero essere le case che dovresti prendere su Brookhaven, però non lo sanno fare probabilmente. Capito, e quindi non puoi prenderle le case. Forse. Ah, qua c'è il club. C'è il club. C'è il club. Oddio. Oddio. Ma è volando. Ma è tipo quello di Elox. Abbiamo preso luce, è comunque il club di Elox, esatto. È uscito. Elox si è buggato. Club. Cioè le luci verdi si vedono meglio da fuori. Andiamo a vedere l'ospedale per vedere com'è. Venite, venite. No, però. Tre piani. Sembra promettente. Sapete? Promette bene. È bello, però il fatto che davanti, cioè tu entri e subito ci stanno i lettini per le persone che vanno. C'è un problema. Cioè, manca un po' di privacy. Ma scusa, oltre a quello, ma i tre piani sono falsi. Sì, sono tutto falso. Gli altri piani pure sono falsi, non c'è un ascensore. Che brutto. Sbri, guarda subito queste sedie. Oh mio Dio, ma cosa mi stai dicendo? Ma che cos'è questa roba? Mi sono seduto al contrario. Ma in tutte. Andiamo, venite da questa parte. Ma raga, se tenete premuto, se premete due volte il tasto shift, vi scorre automaticamente. Questo è figo. Sì, ma c'è cos'è? Una chiesa? No, cos'è? Una scuola? Ma che schifo! Ma è bruttissimo! Ma non si capisce che è una scuola. Ma è minuscola. Ma perché qua ci sta l'erba nella lavagna? La lavagna green. La lavagna green. È bio. Ho l'acqua di oggi. Sembra una scuola che farebbe un bambino piccolo su Minecraft. Ma qua c'è la prigione. La prigione non c'è. Oh, figo. Andiamo a vedere che cosa c'è. A controllare. Questa è bella. Non puoi entrarci. No, è vuota. È vuota, c'è soltanto il primo piano. Sono deluso. Mamma mia, ma che schifo. Vediamo allora qua. Ah, no, in realtà potete fare la casa. Venite nella prima casa, vediamo che casa posso prendere. Prima casa. Vediamo queste case qua. Dai, prendo la meglio. No, quella lì ovviamente premo, non la prendo perché non voglio spenderci una lira in questo gioco. Vediamo un po' almeno esteticamente come potrebbe essere. Beh, sta caricando, ok, andiamo. Un po' piccola. Mamma mia, è tutto al buio. Questa è più spenta, ci vedo. Sì, però sì, è troppo vero. Spenta. Forse è un bene. Ci sono le luci. Ci sono le luci qui, Sbri.
Ah sì, per accendere. No, non per accenderla. Cos'è questo? Ah, mensola e mi cuocio. No, vai, la tappetta ti bruci. Ah, puoi chiudere la porta. Bagno. Poi, cos'è questa cosa? È il garage. Puoi aprire e chiudere il garage, mi sa. Sì, esatto. Wow. Il colore puoi modificare. Animazione pure. Ok. Vabbè, non è male. Andiamo di sopra per vedere cosa c'è. Diciamo. Bello. Mamma mia, ragazzi, però le porte sono... è tutto basso. Infatti sì, le porte sono E poi a parte quello, cioè qua entri nel bagno e ti ritrovi addosso alla vasca da bagno. Davvero? Oh cavolo. Oddio, è vero. Oddio, sono tutto addosso. E qua pure mi sono incastrata nell'armadio. Ma non va bene. Siamo bloccati, non possiamo uscire. Come siamo bloccati? Ah sì, no, è vero. Ora, ok, perfetto. Allora, beh, abbiamo non visto bene questo Brokeven. Portiamo le auto. Questa coppia di Brokeven. Ah, guarda, sì. C'è anche c'è lì. C'è pure il telefono. C'è anche il telefono, ad esempio, su Brokeven potrebbero metterlo. Però no, non si può fare niente. Magari non serve a nulla il cellulare. Esatto. Si può mettere ruolo come su Brokeven. Qua c'è. Magari portare le auto. Vai, prendiamo le auto. Vediamo le auto. No, vabbè, posso avere i pet. Questa sembra una miatina. Oh, che bella. Oddio. No, dai. La rampa. Non ha funzionato la rampa. Sbrigati, guarda che ho trovato. Ma la tua cos'è? Cos'è un pet? È del mio. Ah, ma posso mettere la barca? Andiamo a vedere se posso mettere la barca. Però ci sono un botto di macchine fighe qua, eh. Almeno le macchine sono fatte bene. Sì, le macchine sì, sono pure tante. Guarda la barca, che bella! Figo! Posso guidarla? Posso guidarla? Sì. Ma guarda pure l'effetto dell'acqua, è molto meglio qua. Ah, Sbri, non è che puoi guidare la barca. Ma cosa? Io sto a piedi. E lo sa pure lui una barca. Aspetta, ma io posso andare... Ah, però non posso andare oltre la terraferma così. Ok, almeno questo. Ma guarda, ma puoi correre sul mare. Ma perché tu hai la sirena, Elox? Io ho la sirena. Sbrimini a fare Gesù. Sì, hai la sirena, Elox. Chi è che ha la sirena? In che senso è la sirena? Non sono io. Questa, ma io sento la sirena in questa... Vabbè, è comunque. È vero, la sento pure lasciamo io. Stare. Allora, questo gioco, ragazzi, 1 su 10, io direi, rispetto a Brokeven, un 5. Sì. Sbri, ti ricorda qualcosa di strano? Ma anche, sì, 5. Sì. Secondo gioco dai cloni di Brokeven. Sapete che questo è molto bello pure. Un'ottima illuminazione. La cosa brutta sono i simboli a destra dell'interfaccia. Sì, quelli sono antiestetica assolutamente. Sì. Però graficamente puoi sederti. Puoi usare il phone. Puoi usare il phone. Che figo. Cioè, meno, sì, non so cosa sto facendo. Tu i capelli agli altri. Ah, sì, grazie. Ah, grazie. Ok, sì, prego, grazie. Puoi raccogliere? Farlo, ok. No, raga, però è fatto bene. È fatto molto bene qua, almeno le strisce molto le shaders. Le shaders. È bello comunque, ecco, non ha quel senso di vuoto rispetto a quell'altro. Sì, andiamo al bookshop, vediamo un attimo, puoi prendere i libri. Oh, questo è figo. Vabbè, ma porca miseria. Ma se clicchi sul libro puoi fare lo puoi aprire se clicchi sul libro. Sì, vero, hai ragione. Sì. Non si sa, non si capisce niente. Andiamo a vedere qua da questa parte qua. Che bello, raga. Ma è bellissimo. Aspetta, sto arrivando. T'ho perso. Sono fuori. Ah. Quella macchina la puoi usare? O è messa lì a caso? No, ho già provato. Ah, ok, messa lì per estetica. Sì, lì per il mio colore, bellissimo. Guarda che bello questo coffee shop. Ma questo è carinissimo. Sì, è bellissimo. Oh cavolo, mi sono vestito. Ma sembra un vero Dio Calma. No, è bello, ti veste pure. Ma funziona anche il coso del coso, cavolo. No, fuori di testa. Andiamo e continuiamo. Andiamo in giro. Vediamo le macchine, così possiamo andare più velocemente in giro. Vediamo. Uno scuolabus. Oh cacchio. Oh cavolo. Vabbè, entriamo. Aspetta, è un po' difficile. Ok, preso. Oddio, raga, non si muove, ragazzi, aspettate. Ma adesso male. Ok, perfetto, riprovo. Vai. Ok, venite. Ecco qua. Ho preso posizione. Ma quanto va veloce? Piotto. Aspetta, posso mettere la velocità? Sì. Qui c'è la banca, carino. Velocizzalo. Cos'è questo? La stazione dei pompieri. Sì, dei pompieri, sì. Che non li mettono mai, ho notato. Ma qua... Ma quella scuola è enorme. Quale scuola? Cacchio. Oddio. Wow! Ok, forse è un attimo da rivedere.
Vabbè, prendiamo delle piccole veste, magari. Ma sto facendo. Ma ragazzi, ma è la macchina di Harry Potter che vola così, guarda. Cacchio, non riesco a metterla bene. In realtà servirebbe per metterla bene, vero? Infatti. Guidiamo delle piccole veste, andiamo tutti insieme. Vai, piccole veste tutti quanti. È la mia veste. Figo, c'è la fisica, quindi mi posso anche investire. Ma no, vabbè, questa è la tua, me la sono fregata. Ciao. Aspetta, mi prendo. Aspetta, porca. Andiamo. Ah! Oddio, raga, ma io c'ho le braccia rotte. Oddio, è vero. Ma quanto abbiamo le braccia rotte? Andiamo. Dove andiamo? Andiamo nella scuola, andiamo nella scuola. Io devo fare una festa. Fammi fare un giro prima su. No, devo mettere rosa. Oddio. Ma è enorme. Ok, ma ci vado via di qua. Ma la scuola, ragazzi, è bellissima. Ma è gigante. Ah, questo è quello che ha detto. Andiamo. Vieni. Figo. Vai, Alessio, sbrigati. Bello quel posteggio. Chi ha posteggiato per la macchina di Kanye? Molto bello. Zoe, perché c'è Kanye West? Ah, vero, questa mappa, questo mondo si chiama Kanye West. Scema, da questa parte. Ah, ok, ha senso. Questa mappa si chiama Kanye West, ecco perché c'è Kanye West come maschera. Sì, infatti. Oddio, guarda che bello. Guarda le porte che si aprono. Adio, dove siete? Preside, adesso tocco la tastiera. Non mi serve. No, ma che spettacolo. So che ho licenziato suo figlio dalla scuola, ma si calmi, signora. La prego, no, non ti permette. La signora. Licenziato sua figlia, ma al massimo è espulso. Nelle scuole, qui io si aprono gli armadietti. Davvero? Ragazzi, mi sono persa. Ah, ecco. Che bello. Oh, puoi nasconderti dentro gli armadietti. Oddio. Nascondersi dai bulli. Ciao. Oppure i bulli ti ci mettono dentro. Guarda. Sono diventata cruco nella vita reale. Ma è vero. Ah! Oddio. Smette. Ma qua è scritto no. Andiamo. History. Vabbè, dai, però è fatto bene. È fatto molto bene. Guarda la mensa pure qua. Che per prendere il mangiare. Oh, bello. La pizza, mia. Però andiamo a vedere le case, che è la cosa più importante adesso. È vero. Okay. Allora, Family House. Ok, vado qua. Select. Nella 21. Clicco. Sì. Ci sono pochissime case. È vero. Sono diventata una cocchetta. Ma si compra. Ma due case si comprano. Vabbè, prendo quella più. Non lo so. Oh, porca miseria, ma è gigante. Ma l'ha caricato subito. Sì, ha caricato velocemente pure. Ok. Oddio. Bello. Qua con la TV. Aiuto. Bello. No, ma qua è fatto bene. È stupendo. Tutto scala. Ma la casa è fatta benissimo. Uno scheletro. Ma è veramente enorme. Ma sapete che proprio in alcune cose è molto meglio rispetto a Brookhaven. Ma funziona il microonde. C'è l'estetica delle case. Guarda, qua c'è pure la culla per il bebè. Il forno. Oddio, non vedo più niente. Che succede? La mia faccia. La mia faccia. Sei un bebè. Gugu gaga. Ma dove siete? Qua. Zoe è cieca. Sto facendo il bagno. L'ha vestito. Guarda la culla. Maniaco. Cosa la culla? Sì, Zoe, ne abbiamo parlato prima. Zoe, no, guarda, tu non c'eri. Fa ridere la mia faccia. Fa ridere. Andiamo a prendere il nostro figlio. Oddio. Sì, ma funziona anche lo scarico qui, ma è stupendo. Sì, è tutto troppo bello. Crook, è tutto troppo bello. Ci sta il tapiru coso. Una stanza solo per il tapiru lan. Boh. Ok. La velocità. Bene, allora, secondo me questa casa, ragazzi, è veramente bella. Però, quanto gli date? Da 1 a 10 rispetto a Brookhaven? 80. Questo un buon 7 e mezzo, dai. Ma secondo me anche 9. Ah, 8 io gli do 8, sì, molto bello. Sì. Bene. Tanta roba. Ragazzi, mi raccomando, andate a guardare questi altri video per altre avventure. Noi ci becchiamo in un prossimissimo video. Ciao. Ciao. Tutto SpongeBob.